un viandante del vivere, viaggiatore distratto dalle mille valigie, valigie smarrite in porti o stazioni dismesse, in sala d'attesa chiuse per lavori, in anonimi motel, su autostrade senza pedaggio, viaggiatore senza una meta, viaggiatore senza una meta e senza un perché, clandestino, in un mondo senza uscite di servizio, passeggero, passeggero senza biglietto, su traghetti di servizio, tra le baie dell'inverosimile, viandante senza ieri e senza domani, in attesa da sempre, fuori dogane e caselli autostradali, di saldare questo pedaggio per vivere. Buonasera. Buonasera, buonasera agli amici di Videoline del Salotto Culturale e soprattutto buonasera a te Paolo. Buonasera Domenico. E questa sera siamo di nuovo qui in questa cornice straordinaria che è appunto il chiostro e abbiamo avuto l'opportunità di esporre le opere di diversi artisti che si esprimono attraverso la pittura, la scultura ma anche la fotografia. Insieme io, Domenico Sepe, Pierpaolo D'Antoni, Massimo Pacino abbiamo voluto fortemente questo evento perché racchiude l'essenza della bellezza, le tre arti, le tre straordinarie espressioni. Paolo come appunto la fotografia, la pittura, la scultura, ma anche teatro e recitazione. Sì, infatti avremo anche un momento di declamazioni molto molto particolare con il nostro amico ormai seguace del Salotto Tommaso Tuccillo che chiuderà questa ennesima kermesse organizzata qui al chiostro con delle declamazioni sul futurismo e con delle sorprese. Bene Paolo, secondo me questo percorso ormai è diventato una vera realtà e noi siamo orgogliosi di portare avanti come dire, un progetto che valorizza l'arte e soprattutto valorizza la bellezza. Grazie. Grazie. Sotto una coltre di margherite sgorga vivo il sangue di questa terra del sud, terra un tempo coltivata con aratri di piombo, terra sterile, oggi di frutti maturi, terra depredata da nuovi saraceni, calpestata da eserciti invasori. Echi di grida lontane rimbalzano come cavallette impazzite sulle pietre scolorite dei palazzi muti, tamburellando sui vetri delle mille finestre. Chiusa da questa terra di dolore. Gatti randagi vadano, strisciando contro i muri nel silenzio di questo ennesimo dopoguerra dell'oblio. Tra i portoni chiusi e le coscienze aperte, lungo le strade impastate di lutti, mai pianti, mai dimenticati. Un tempo terra d'ulivi e terra di sole, terra di mare dai colori d'ardesia e di pino, dai profumi di resina sulle scogliere bianche. Sotto una coltre spessa di silenzio, ritrova per sempre il tuo coraggio di vivere, terra del sud. Buonasera dal chiostro di Aversa, siamo qui con il maestro espositore Renato Iannone. Renato, raccontaci delle tue opere. Buonasera e grazie intanto. Sono tre foto pure, non il solito che realizzo, però mi ha fatto piacere potervi far vedere anche questa opportunità, questa possibilità. La prima si chiama Come dipinto, perché l'idea è quella di avvicinare il più possibile la semplicità di uno scatto estemporaneo a quello delle cromie, della pittura, della tela, insomma. La seconda invece è un po' più così, è un mio intimo combattere, quello lo si capisce con la religione, dove comunque c'è un inno forte ascensionale verso il luogo tipico e immaginifico, diciamo, del cristianesimo, che è una chiesa, una grande chiesa. E l'ultima invece è un semplicissimo atto d'amore, di riverenza nei confronti di una donna che è con me da quasi 30 anni, che è mia moglie, e in una visione mia personale intensa, forte, tagliente, che è quella che vedete qua, spero che lo sia perlomeno. Grazie.
Abbiamo creato, abbiamo sviluppato questo progetto di portare l'arte ad Aversa attraverso il chiostro, che ci offre questo spazio e che insieme possiamo porteremo avanti con grande passione ed emozioni, perché poi oltre all'arte, quindi oltre alle arti visive, ci sarà anche appunto il teatro e la recitazione attraverso le declamazioni di Tommaso Tuccillo, che interpreterà diverse poesie, diversi scritti da lui scelti, da lui selezionati per questo evento, per l'arte al chiostro. Ormai questo è un progetto che siamo al secondo appuntamento, ma ce ne saranno ancora altri due, ma diventerà da settembre, diventerà una vera e propria realtà, ampliando questo spazio e dando la possibilità agli artisti di fare anche delle mostre personali. Quindi per ora è un assaggio, ma è un progetto che ormai ha preso corpo ed è sostenuto soprattutto da chi ama l'arte e chi ama la cultura, come Sud Online per esempio, che ci sostiene, come Video Line che è sempre presente negli eventi del Salotto. Ormai possiamo definire una collaborazione, come dire, costante. Per Paolo, i progetti per il futuro? Beh, ci sono tante cose in cantiere, continuiamo col cabaret, col teatro comico, con Pulcinella, con un progetto con i ragazzi, insomma, i ragazzi nelle scuole, nei nostri comuni della provincia napoletana. E volevo un attimo soffermarmi a quello che diceva Domenico prima sul fatto che abbiamo portato dell'arte in un posto che è arte. Questo è un posto artistico straordinario, insomma. Domenico e Massimo avranno fatto vedere le immagini un po' a tutti quanti voi che siete all'ascolto, e quindi sarebbe bello fare qualcosa, ecco, anche a livello di performance proprio teatrali qui, al di là anche di quello che già facciamo di solito, come diceva prima Domenico, insomma, per quanto riguarda la declamazione piuttosto che l'arte pittorica e scultorica. Quindi seguiteci, che insomma ci saranno diverse sorprese nei prossimi mesi. Voi cantate il futuro, ma io di voi non mi curo, e per farvi dispetto mi metto a cantarne il suo parente, il presente. Il presente noi lo viviamo naturalmente, pesa indietro enormemente, mi fa correre per affare urgente, ma noi e non si può trattenere per niente, non però il futurista onnipotente da questo vecchio non ci sente, e intanto noi cantiamo il presente, che sovente per i campestri a sole ardente fumica ispiratamente, o sotto il piede talvolta si sente mollemente, se le luci elettriche già sono spente nella via silente è evidente che allora gli si manda un accidente a conto corrente, non olente si sparge intorno il soffio del presente delicatamente, un ragazzo impertinente, una fanciulla intraprendente, un giovanotto delinquente di frequente me lo combinano gratuitamente come un pendente proveniente da oriente e da occidente sul vostro cappello che ne risente. Voi vorreste dire la parola rovente, ma sventuratamente non vedete che la causa dell'incidente, e non potete dir niente, e chi vi tiene mente si mette a ridere clamorosamente, e voi vorreste essere assente, vi sentite una cosa opprimente, non vorreste sentir la gente che dice oh, che bel presente, che bel presente. Ma pure, mio caro signor Marinetto, io sto assai sciacquetto e in grave difetto, per cui un giorno di questi mi comprometto, avendomi quindi letto e letto, che voi non siete stretto di petto, tutto nelle vostre mani io mi dimetto, e vi prometto che se voi vi assicurate punto in un letto con una ragazza nel suddetto, il pranzo col salvietto, io mi spoglio del vostro cospetto, del presente e dell'imperfetto, e del passato più che perfetto, e mi metto il più bel costumetto di turista che è nel vostro stipetto. Io sono una persona di bell'aspetto, schiavutiello siamo retto, non più giovinetto, ma se mi ci metto, mi faccio invidia al più bel giovinetto, per servirvi nel giusto e nel retto col sicuro effetto. Io dunque aspetto il brevetto, speditelo a me diretto, con lo scec di rispetto, scommetto che vi sconnetto su due piedi il primo sonetto futurista, puro e schietto. Datemi dunque il soggetto, e sia col portafoglio a manticetto, e come Mafarca scorretto, del quale però io non ho letto nemmeno un etto. Beh,
Massimo, questa sera più che piacere abbiamo avuto l'onore di avere una pittura dal sapore antico, una pittura che comunque rappresenta una Napoli e non solo Napoli di un tempo, ma bella, espressiva, un pochettino come appunto sono le strade della città. In questo caso vediamo Via dei Tribunali, che ancora oggi presenta, come dire, quel fascino antico, e in questo dipinto si evince ancora di più. Olio su tavola e la bellezza della pittura espressa anche appunto nell'altra opera che rappresenta il mare, rappresenta la luce, rappresenta una pittura di altri tempi, se così vogliamo definirla. In questo progetto anche l'arte di chi probabilmente avrebbe ancora il piacere di poterla condividere con tutti quanti noi. Quindi grazie Massimo per la tua presenza, non solo di artista e di videomaker, ma attraverso la presenza di un'arte che probabilmente ci emozionerà sempre. Grazie. Siamo qui con l'artista Gabriella Astigliano, che ci parlerà delle sue opere. Prego. Grazie, buonasera. Io ho voluto portare gli ultimi ritratti immaginari che ho fatto, soprattutto però su carta. Sono dei disegni fatti con pastelli ad olio, perché ultimamente mi voglio focalizzare più sul segno, che diciamo mi rappresenta di più perché è un po' più diretto e istintivo. Io mi sono focalizzata molto sulle espressioni dell'uomo, cioè sullo stato d'animo, come diceva il grande Leonardo da Vinci, sui moti dell'animo. Siamo con il musicista Giuseppe Scuotri. Giuseppe, un'impressione sulla serata, cosa ne pensi delle opere e quanto ti trasmettono le opere? Sicuramente la location del chiostro ancora una volta dà un risalto all'arte, che è una cosa fantastica. Le opere indubbiamente sono un punto d'arrivo per quello che è poi tutto il percorso che ha avuto questo posto, questa organizzazione fantastica che è questo locale. Sono un punto d'arrivo per quello che poi è il messaggio che vorrebbero trasmettere, penso, gli artisti, così come i proprietari, che è quello di un'arte che riesce a entrare, a inventrarsi nel cuore di una città che comunque è pulsante, in mezzo alla movida, alle luci della città che si muove di notte, no? E quest'arte che riesce a entrare nella modernità attraverso una location che comunque è anche essa stessa una dichiarazione di un certo tipo di intento, che è quello comunque di far rivivere all'interno della modernità, all'interno della qualità, un certo tipo di idea, un certo tipo di filosofia del divertimento e del servizio verso i propri clienti.